Allora ragazzi, assurdo, allucinante, qua in Spagna vi spiego questa situazione. Sono qui a Toledo, che poi dovrebbe essere la normalità, cioè io mi meraviglio di quella che dovrebbe essere anche la normalità da noi o da altre parti. Cioè, allora, qui sono in una zona di Toledo, che è la zona del Mirador, che si fermano anche tanti turisti adesso la mattina con i pullman, perché puoi fare delle belle fotografie, vedi praticamente tutta la città vecchia. Questa zona qui, oltre questo marciapiede, ha tutta questa serie di rientranze. Qui ce l'hai, lì ce l'hai, più avanti, quindi puoi posteggiare con le macchine tutto qua da parte, ok? Io ero qua ieri sera con Zaccaria per fare delle fotografie serali e c'era pieno zeppo qui, tutto pieno, posteggiato. Ieri era venerdì sera, di ragazzi e ragazze, anche tante ragazze da sole, che praticamente alla sera si mettono qui, fumano, mangiano qualcosa, ascoltano la musica, si fanno una specie di piccolo picnic, mangiano qualcosina, mettono giù una tovaglietta, ed era tutto pieno. Quindi se volete venire a Toledo qui, che veramente c'era pieno di giovani. Siccome, però io ho voluto, perché io sono come San Tommaso, non ci credo se non ci metto il mazzo. Allora, praticamente, e poi c'è un'area pinì qua di dietro, anche qui era tutto pieno di giovani. Siccome noi abbiamo preso, neanche farlo apposta, il posto dove dormiamo, qua sopra, stamattina presto ho detto, perché io sono mattiniero, ho detto no, io stamattina adesso voglio andare giù a vedere, perché poi li vedevi tutti belli precisi, quando finivano portavano via le loro robe. Cioè, stamattina presto, adesso siamo ancora la mattina, stamattina presto sono andato in giro e vi faccio vedere, ve lo giuro, ieri sera qui c'era qui un bordello di gente. Cioè, c'era qui seduti e tu guarda, è tutto pulito. Cioè, io Toledo, una roba impressionante, ragazzi. Cioè, è una roba impressionante. Cioè, qui c'è ancora quello con dentro tutta la roba, non l'hanno ancora svuotato, vedi? Cioè, no, ti faccio vedere, sono dentro questo, le bibite, cioè lo prendo anche con le mani. Cioè, c'è il sacco tutto pieno, quindi la gente era qui ieri sera. No, guarda qui, vieni qui a vedere. No, guarda, non è che sono passati a svuotarlo, Coca-Cola, cioè... Non sono passati, c'era qui la gente si prendeva le sue cose. Andiamo a vedere, cioè, tutte queste rientranze. Io stamattina sono passato, ma poi le ho visti, c'erano lì belli precisi, quando finivano portavano via le loro roba. Cioè, la pulizia che c'è qui, cioè, quello che dovrebbe esserci anche da noi ovunque, quello che ci dovrebbe essere anche a voi ovunque, perché purtroppo, mi capita di vedere gente che magari arriva e il cartone lì e butta lì e la bottiglietta lì. Noi non è che, allora, Toledo meravigliosa, Spagna città meravigliosa, non è che in Italia abbiamo posti meno belli rispetto alla Spagna. Cioè, Spagna è meravigliosa, l'Italia è un paese meraviglioso, sì, ma dobbiamo tenerlo pulito. Io purtroppo vedo e noto che qui in Spagna sono molto più rispettosi del loro territorio rispetto a noi, e chi mi dice il contrario racconta balle. È vero, per l'amor di Dio, non è che da noi tu robo, però purtroppo c'è troppa menefreganza. Io giro oggi a Toledo, ragazzi, c'è una pulizia in giro che fa paura, c'è una pulizia in giro, ma anche di strade, non trovo montagne di spazzature in giro o compagnia varia. Dobbiamo tenere pulito il nostro territorio, perché non abbiamo niente da invidiare alla Spagna, ma dobbiamo tenere pulito.